Mi vergogno di lavorare in comunità montana. Non riesco a prendere lo stipendio. Avanzo 7.000 euro. Da quanto tempo stai senza prendere lo stipendio? Sono quello di maggio. Quanti mesi sono che non prendi lo stipendio? Lo stesso. 5 mesi? Sì. 4 mesi. No, io ho di 5 mesi e io ho di 4 mesi. 4 mesi. La disperazione degli operai della comunità montana Valle Ufita. Da mesi lavorano senza ricevere stipendi. Ieri li ho intervistati durante una protesta nella sede di Ariano. Persone che vedono calpestata la propria dignità nell'indifferenza delle istituzioni. No, vogliamo più andare avanti. Nel suo caso me l'ha detto bene, non è questa la sede. Massimo, comunità montana. Ufita, sì. Da quanto tempo stai senza prendere lo stipendio? Sono quello di maggio. Siamo quasi alla fine. Speriamo che entro Natale prendiamo lo stipendio, forse. Come si fa ad andare avanti così, in famiglia, senza stipendio? Bisogna trovare altri lavori. Bisogna lavorare 18 ore al giorno per pagare, per andare a lavorare. Ma non possiamo avere problemi fisici, dobbiamo lavorare per poter andare avanti. Si lavora tutti i giorni, sabato e domenica, per lavorare alla comunità montana durante la settimana. Io ho avuto un tumore al polmone. Tumore al polmone. Operato, asportato con un pezzo di polmone. Però faccio lo stesso lavoro, non mi tiro indietro perché mi piace. Certo. Mi piace fare questo lavoro. Però è arrivato un punto che io non posso lavorare, anticipare soldi, certo. Posso comprare il pane, mettere la benzina e andare a lavorare. Quindi tu devi fare un altro lavoro per poter andare avanti oppure devi fare... Io adesso in questo momento sto andando da una signora a fare un lavoretto piccolino. Sì. 10 euro e mettere la benzina e un attimo andiamo al lavoro. Ma come lo faccio io? Lo facciamo tutti quanti. Certo. Siamo costretti a fare. Moglie e figli. Quanti figli hai tu? Uno. Un figlio. Devo portarla anche a Carato, giustamente, deve fare attività sportiva, perché non ci può mancare niente. Certo. Non ci deve mancare niente adesso. Quanti anni ha tuo figlio? 15. 15 anni, quindi va a scuola, deve fare libri, spese, libri, bandi, viaggi, ovviamente pullman, circolare. Bollette che arrivano? Bollette che sono il doppio di quelle dell'anno scorso. Ma come giustificano il fatto che non vi pagano? Cioè, la colpa praticamente è della regione questa. Se ne sono fatti dei progetti, la regione ha cambiato in corso d'opera il modo di progettazione, da FES a PSR, da PSR a FES, quindi loro si sono trovati anche loro in difficoltà, noi accettiamo tutto. E poi devono, da quelli che hanno detto, domani verrà approvato il nuovo piano di progettazione 2022. Se tutto va bene, per dicembre avremo la conclusione, speriamo, anche prima. Speriamo, un bocca al lupo. Le persone della comunità montana, in un paese hanno iniziato a togliere le cabine elettorali nelle scuole, puliscono i cimiteri, che non si può. Hai capito? No, io ho di 5 mesi e io ho di 4 mesi. 4 mesi. Quanti mesi sono che non prendi il stipendio? Lo stesso. 5 mesi? Sì. 5 mesi? 4 mesi. 4 mesi. Io vorrei fare un annuncio a questi politici, a questi 18 sindaci delle comunità montane. Noi siamo padri di famiglia, ci vergogniamo, perché non riusciamo a portare lo stipendio a casa, ai nostri figli. E loro fanno i comodacci loro, là sopra. È una vergogna, una vergogna. La politica dov'è? È una vergogna. E ci mandano, se parliamo, ci mandano pure lontano, ci fanno fare 60 km al giorno, ci mettiamo 20 benzina. Euro di benzina e non se ne vedono. È una vergogna, questa è una vergogna. Tu mi dici, quando incontri i politici, poi che fanno, sindaci? No, non si interessano proprio. Vengono solo per comandare. Pulire i tombini, pulire tutto quello che gli piace nel periodo festivo. Adesso non ci pensano più perché l'erba, bene o male, non cresce. Certo. È una vergogna. Per me, io lo ripeto, mi vergogno di lavorare in comunità montana. Io mi vergogno perché sono un fallito. Non riesco a prendere lo stipendio. È una vergogna. Avanzo 7.000 euro. Che questi sindaci si fanno vedere. Dai tutti i sindaci 18, ne abbiamo 18 sindaci. Certo. Oh. Questo è tutto quello che dico io. Siamo gli ultimi. Siamo gli ultimi. Non siamo ricchi, noi abbiamo la nostra dignità. Certo.